Walking alone, the streets are empty. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Dani, eccoci qua di nuovo in un altro video, veramente speciale perché ragazzi andrò a farvi vedere e recensire una cosa che ho preso ormai da qualche settimana e l'ho provata e è arrivato il momento di recensirla, dire le mie opinioni e poi eventualmente fare dei video futuri. Di cosa parliamo, ragazzi? Siccome sapete che io sono appassionato del mondo dei videogiochi, console, tutto il resto, Android game, tutto il resto comunque del mondo dei giochi, molti miei amici hanno detto: oh, prova questa cosa, prova, ti coinvolge un sacco, ci rimani dentro, dopo rimani in fissa. Ho provato, l'ho comprato e devo dire che non mi sono pentito per niente, ragazzi. Guardate qua. Cosa ho comprato, ragazzi? Volete saperlo se non l'avete ancora capito? Ragazzuoli miei, finalmente ho comprato il PlayStation VR. Come vi ho già detto, l'ho provato più di una volta. Mi è piaciuto, è veramente un altro mondo di giocare e appunto volevo recensirlo, dire le mie opinioni, i problemi di qua, di là, per poter poi comunque fare altri video, comunque consigliarlo alla gente che comunque vuole prenderlo oppure non sa se prenderlo. Allora, innanzitutto, adesso lasciando stare che comunque era molto più ordinato prima, però comunque, come vedete ragazzi, all'interno della confezione ci sono veramente, ma veramente tantissimi fili, cavi. Abbiamo innanzitutto la videocamera, ragazzi, che fa funzionare praticamente il nostro VR. Abbiamo il cavo HDMI per collegarlo alla TV, per collegarlo alla PlayStation. Abbiamo il cavo di alimentazione, il cavo di collegamento al PlayStation VR, alla scatoletta VR. Abbiamo poi, vabbè, come vi ho già detto, l'alimentatore. Questo sostegno per metterlo esattamente sulla TV in alto per la fotocamera. Come va praticamente, ragazzi? Noi lo mettiamo così. E poi lo gestiamo in modo come vogliamo per metterlo sulla TV. E poi abbiamo la parte più importante, ovvero il nostro... Anzi, non è la parte più importante, la parte più importante è dopo. Il nostro... la nostra realtà aumentata nel gioco. Devo dire che come design mi piace veramente tantissimo, raga. Mi piace veramente tanto, è anche leggero. Molto bello anche il colore bianco, nero, mi piace. E questa è la parte più importante, ragazzi. È questo che è quello che fa funzionare tutto, ovvero come possiamo dire, una periferica che ci consente di giocare in VR tramite possiamo dire il nostro occhialino VR e la nostra PlayStation. Adesso io le parole esatte non le so, ragazzi. Quindi tranquilli. Quindi questa è la parte più importante. Infatti qua dietro vedete, noi colleghiamo praticamente tutto questo all'alimentatore, alla PlayStation, ed è veramente una buona cosa. Ovviamente ragazzi, all'interno troviamo le solite istruzioni per l'uso. Io all'inizio ho dovuto per forza guardarle perché non sapevo dove cazzo vanno attaccati tutti questi fili. Poi dentro, come vedete, è anche morbido, protetto, c'era polistirolo dentro, comunque questo materiale qua che comunque nel caso va a cadere comunque ammortizza molto il corpo. Però comunque in sé la scatola è fatta bene, resistente, mi piace anche con questo codino qua che vedete qua, raga, mi piace veramente, come vi, la scatola non si rompe, tranquilla, è anche molto comoda per mettere dentro tutto, ci sta tutto perfetto e devo dire che a me piace, mi piace veramente come è fatto. Allora, raga,
Adesso andiamo a recensire un attimo le nostre, cioè quello ri che riguarda la mia esperienza di gioco. L'ho provato e siccome è stata una delle mie primissime volte, ovviamente all'inizio dici wow, che bello, fantastico. Sì, è veramente una cosa fantastica, è veramente una cosa spettacolare, perché comunque questa realtà aumentata del gioco ti fa immergere proprio dentro nel gioco a 360 gradi. Noi siamo praticamente in piedi, col joystick in mano, ci giriamo e sembra di essere appunto nel gioco, ma nel gioco proprio al 100%. È veramente molto comodo, raga, molto comodo. Abbiamo questo pulsante per allargare, come vedete, o no, lo spazio. Chi c'ha la testa più grande e chi c'ha la testa più piccola. È molto comodo. L'unica cosa che non mi piace tantissimo sono queste cose qua di plastica, soprattutto qua dove c'è il naso e gli occhi, che tu quando le metti magari ti si stortano un attimino ed è scomodo quando giochi. Però del resto, oh, a postissimo. Mi piacciono anche le luci blu quando la realtà aumentata, raga, si collega, è troppo bello. Qua diventa tutto blu, veramente molto bello. Fantastico, raga. È veramente fantastico. Allora, cose positive riguardo, possiamo chiamarlo, come lo chiamiamo, ragazzi? Occhio bionico. Allora, la cosa molto bella è che innanzitutto quando noi compriamo il PlayStation VR abbiamo compreso un PlayStation VR, come possiamo dire, la demo disco, ovvero dei giochi all'interno completamente in VR che possiamo provarli e poi eventualmente acquistarli. Mi piace questa cosa perché chi volesse prendere il VR e dice no, io voglio provarlo, però attualmente non ho la possibilità di comprarlo, mi compro il VR, dentro ci sono 10 giochi dove noi possiamo usarli fin quando vogliamo, in modalità gratuita. Però ovviamente dopo 5, 10, 15 gare che facciamo nello stesso gioco, vogliamo comprare la versione intera, quindi fare sbloccare campagne, mica campagne, il gioco intero. E infatti comunque questo disco ci consente di giocare con il VR liberamente. Infatti questa cosa qua mi piace veramente tantissimo. Mi piace anche tantissimo la risoluzione del VR, perché io mi aspettavo una cosa un po' sgranata. Avete presente il VR per il telefono che non è ben definito, cioè mancante aliasing? Ecco, io mi aspettavo una cosa del genere, invece no, è veramente molto molto avanzato. Sono contento. Ovviamente, ragazzi, voi vi godete il gioco al 100% quando avete delle ottime cuffie da gioco. Quindi, cosa vuol dire? Vi faccio un esempio. Io, allora, raga, vi faccio vedere. Per giocare al massimo, proprio al 100%, io faccio così. Metto le cuffie del gioco, che c'ha pure il microfono. Che comunque, vabbè, quando sei in giochi con la realtà aumentata non ti serve. Poi, fai così, raga, come vedete. E noi abbiamo semplicemente il VR, così almeno noi abbiamo le cuffie dove sentiamo il gioco e abbiamo il VR, che noi siamo dentro nel gioco, giochiamo, ci muoviamo, facciamo quello che vogliamo. Ovviamente, raga, è tutt'altra esperienza con le cuffie. Potete benissimo usare anche le cuffie del vostro iPhone, del vostro Samsung. Però un mio consiglio, spendete 80-90 euro per delle cuffie da gaming, che possono essere per il computer, per PlayStation o qualsiasi altro tipo di cuffie, dove comunque voi sentite benissimo il suono del gioco, vi isola dai rumori esterni, perché vi dico veramente che è un buon investimento per godervi l'esperienza VR o comunque anche in qualsiasi altro gioco al 100%. Io questa cosa qua non ci credevo, invece, raga, anche su telefono,
Quando mi capita, gioco con le cuffie, anche con le semplici cuffiette, ma perché comunque si sentono meglio i suoni dei giochi, i rumori, tutto il resto. E poi comunque è un'altra esperienza. Se noi, mi faccio un esempio, col telefono giochiamo e abbiamo un'esperienza al 40-50%, con le cuffie siamo già al 80-90%, perché comunque cioè, ci immedesimiamo benissimo nel gioco. Mi piace veramente tanto, raga, veramente tanto. Per VR, oltre al demo disc game, ho comprato anche Doom, che è in VR veramente fantastico, raga, veramente, ma veramente fantastico. Avevo già Gran Turismo, che in VR, raga, è talmente realistico che tu dici wow. E poi, raga, la bomba. Resident Evil 7. Un horror. Già il gioco è bello, è difficile di suo, ma con il VR, ragazzi, c'è un'esperienza horror, talmente horror, ma talmente horror che tu dici, ma io non sono più a casa, ma io sono dentro il gioco, sono dentro il gioco. Raga, non ci credo, non ci credo. Infatti poi stavo guardando anche di prendere altri giochi in VR, tipo Skyrim, così, per godermi l'esperienza proprio definitiva di tutti i giochi in VR, perché comunque voglio prendere i giochi in VR per godermi tutta l'esperienza del gioco in sé. Adesso comunque sto facendo Resident Evil 7, che comunque dopo 10 minuti dice no, non gli ho paura, basta, basta. Però veramente molto, molto, molto bello. Comunque, cose positive è che comunque mi piace la cosa del gioco all'interno, mi piace il design come è fatto, mi piace la scatola, i rumori si sentono molto bene, non si vede sfocato, anche i comandi sono molto facili, cioè comunque noi gestiamo all'inizio, facciamo un breve tutorial con la testa per andare su, giù, per sparare, poi decidiamo in base ai comandi e poi comunque del resto è tutto fantastico. Cose negative, ahimè, raga, potete capirlo già subito. Guardate qua, guardate. L'unica cosa negativa è questa, che guardate, guardate, guardate. Questa è la cosa negativa. Questa. Non è possibile che comunque la PlayStation 4 si collega con il cavo di alimentazione, il cavo HDMI e basta. E basta. PlayStation VR, io mi aspettavo un collegamento almeno Bluetooth o comunque un collegamento molto più facilitato. Noi qua dobbiamo mettere la scatoletta della realtà aumentata, dobbiamo collegare da una parte questo, dobbiamo collegare all'altra parte HDMI, l'alimentatore di qua, di là, e alla fine ci ritroviamo con la nostra console, la nostra scatolina di realtà aumentata e tutti i fili intorno. Un casino, anche perché per chi non ha spazio, anche per chi c'ha spazio, poi comunque un sacco di fili, ci sono veramente tantissimi. Poi se colleghi le cuffie e poi non so altro. Cioè, praticamente c'hai tanti fili così e non mi piace, non, questa cosa qua non. Pensavo qualcosa di meglio, però vabbè, raga, l'importante è che funziona, l'importante è che ci si goda al massimo l'esperienza di gioco e niente. L'ultima cosa, ragazzi, che volevo domandarvi è: voi sapete, scrivete un po' poi nei commenti, per PS5. Noi abbiamo ancora questo come VR oppure è già uscita una versione o uscirà una versione? Perché ho provato a vedere, però non ho trovato nessuna informazione. Fatemelo sapere nei commenti. Detto questo, ragazzi, voto finale per me merita un 8, 8 e mezzo. Perché è fatto veramente da Dio. L'unica cosa che mi sta dà veramente fastidio, ragazzi, sono i fili che veramente non mi piacciono. Non mi piace vedere un sacco di fili in giro. Preferisco un po' più ordine, un po' più sistemato. E niente, detto questo, ragazzi,
Se voi volete comprarlo, ve lo consiglio perché è veramente molto bello. Se vi piace questo video, provo a fare video con il VR su PlayStation. Magari provo a fare qualche video, non so se uscirà bene o meno, però è una prova. E niente, detto questo, ragazzi, vi invito a mettere un like, a condividere il video con tutti i vostri amici, lasciatemi sotto un commento e io vado a giocare a Resident Evil 7. Bella ragazzi!